Allora, buonasera a tutti. Siamo in diretta per questa nuova puntata di Cuore Giallo Rosso. Come si vede, non c'è Gavino perché impegni familiari gli impediscono di stare questa sera con noi. Ci sarà lunedì prossimo. E quindi con chi parleremo di Cremonese Lecce? Beh, parliamo innanzitutto con Mauro Pantani. Ciao Mauro. Ciao Giovanni, ciao Pierpaolo, ciao Stefano. Ciao a E tutti. poi, oltre a Mauro, abbiamo il meglio del giornalismo che possiamo avere, cioè Stefano Meo, ciao Stefano. Grazie, caffè pagato e cappuccino anche. Dispone. Ciao Pierpaolo A sempre. me resta il cornetto, Giovanni. Vabbè, il cappuccino e te Comunque il no, cornetto. non ha mica detto male. Ai tempi Vabbè. d'oggi voi due siete veramente rappresentativi di una categoria e lo fate con grande onore. Vabbè, Mauro, vieni pure tu al bar, dai. Esatto. L'ho detto apposta. Tanto oramai siamo zona gialla, quindi bar sono Allora, aperti e ci figurati. possiamo trovare. Va bene. Allora, entriamo subito in argomento con Lecce vittorioso a Cremona. Io comincio proprio da Mauro che è, diciamo, mentre voi siete il giornalismo, lui è la tecnica. E quindi, Mauro, tecnicamente, che partita è stata secondo te? È stata una partita che, devo dire la verità, a un certo punto mi aveva anche preoccupato per il fatto che quando ho visto la formazione in campo, non vedendo, diciamo, i due centrocampisti tecnicamente più forti che abbiamo, sono stato un attimino sorpreso, anche perché non sapevo degli infortuni e della gravità di questi infortuni. Comunque, resta il fatto che il Lecce, dopo pochi minuti, come al solito, si piglia una sbandata difensiva e si trova ad essere sotto a Cremona. Ora, la Cremonese, io lo Zini lo conosco bene perché è un campo dove ho giocato. Hai giocato, sì. Ho giocato un anno là, perché aggiungo che il pubblico è un pubblico molto educato, molto per bene, però è un pubblico pregnante, è un pubblico. Questa volta non c'era e quindi evidentemente questo a noi ha fatto comodo perché pur avendo subito quello che abbiamo subito, piano piano ci siamo rimessi in carreggiata e devo dire la verità, quando alla fine del primo tempo io ho pensato che potevamo anche vincere, la verità è venuta fuori perché in effetti, come giustamente hanno detto un po' tutti i giornalisti, anche loro, per essere sinceri, perché io la sera ho parlato con un giornalista di Cremona, il quale mi ha detto che ha visto un secondo tempo un Lecce molto ma molto meglio rispetto al primo, diciamo rispetto ai primi 20-25 minuti, e che quindi lui confida molto in questa squadra perché a lui è sembrato che se giocasse con lo stesso ardore, lo stesso impegno che abbiamo messo nell'ultima mezz'ora di gioco, probabilmente forse noi avremmo anche qualche punto in più. Io ho concordato con lui perché in effetti quello che manca a questa squadra è la consapevolezza che può fare di più. Cioè, Va questo bene. Mauro, non diciamo tutto subito, sennò poi. a prescindere dalla gioventù o anzianità che c'è Vabbè, nella abbiamo interrotto con loro. Allora, invece una domanda giornalistica, voglio farla a Stefano e Pierpaolo. Mauro ha detto, quando ha letto la formazione, ha visto che non c'era Taxidis, ha visto che non c'era Mancosu e si è un po' preoccupato. Io vi dico la mia. Io ho tirato un sospiro di sollievo quando non ho letto quei due nomi, perché le ultime prestazioni di Bravo. Taxidis e di Mancosu erano di gran lunga al di sotto della sufficienza. Che ne pensate voi? Sì, sono d'accordissimo Giovanni, specie dopo l'ultima partita con l'Ascoli, ha fatto bene Corini a dare un turno di riposo,
Ora non so se è il turno di riposo oppure se effettivamente questi due giocatori sono infortunati, e a dare fiducia contemporaneamente ai ragazzi, ai nuovi arrivi e a quel centrocampo, possiamo dire inedito, tra virgolette, che si è ben comportato. Quindi formazione che vince non si cambia, dice il proverbio, ma insomma vedremo prossimamente cosa farà Corini, anche perché ci saranno due partite senz'altro alla nostra portata, col Cosenza in casa e poi a Pescara con l'ultima della classe, quindi speriamo di prendere questi 6 punti. Però per me Corini se l'è giocata bene, dando un turno di riposo a Tazidis e Mancoso. E tu Pierpaolo sei d'accordo? Sì, è innegabile quello che si sta dicendo, che state dicendo, vale a dire questi due giocatori che spesso e volentieri quando sono in giornata riescono a fare la differenza in positivo. Nelle ultime 2-3 apparizioni si vedeva che avevano un po' di problemi fisici. Il problema semmai era a gara in corso, quelli che dovevano essere i sostituti di chi già era chiamato a giocare titolare al posto loro, perché sappiamo che in questo momento, tra condizione che non è certamente delle migliori, qualche infortunio di troppo, le scelte per Corini sono davvero limitate, sia in difesa che a centrocampo. Questo, per fortuna, per bravura di chi è sceso in campo, non ha costituito un handicap, invece è stato un punto di forza, perché grazie proprio a quella che è stata la verve di questa linea verde giallorossa, scusate il gioco di parole, c'è stata la possibilità di ribaltare una partita che sembrava segnata, sia pure contro un avversario di modesta caratura, con tanta buona volontà ma poco altro. Quindi onore a chi è sceso in campo, e ora vedremo quando torneranno disponibili, perché Lecce soltanto domani ricomincerà a lavorare, c'è la ripresa fissata da domani pomeriggio, potremo capire anche qual è la situazione di questi due infortunati e valutare anche quelle che potrebbero essere poi le scelte dell'allenatore in chiave Cosenza, che si andrà ad affrontare domenica sera. Ottimo. Senti Mauro, ma a te questa linea verde è piaciuta o no? O sei rimasto così nella tua preoccupazione che mancava Mancoso? Cioè, dimmi. No, io ho un'idea del calcio un po' diversa dalla vostra. Io sono sempre dell'opinione che un mixer tra il giovane e l'anziano è quello che in campo ti fa rendere di più. Ora, nel caso specifico, quando io ho visto i ragazzi, ho avuto la sensazione, avvalorata anche dal campo, che quella che era, diciamo, la caratura tecnica della squadra si potesse esprimere a livelli più bassi. Ed è la verità, non è che abbiamo giocato una partita sul piano tecnico molto elevata, abbiamo giocato però una partita sul piano fisico di sicura rassicurazione, nel senso che questi ragazzi hanno messo tutto quanto avevano, forse anche di più, hanno cercato tutti di dare il meglio di quello che potevano, e abbiamo trovato anche 2 gol di buona fattura. Non ci dimentichiamo che quello spagnoletto lì, come si chiama, Rodriguez. Giovanotto non è che fa tanto per gli altri, cioè crea, dribbla, scrossa, questo non la becca mai la palla, ma quando la becca la mette in porta. Che significa che effettivamente ha proprio il senso del gol, perché si fa trovare sempre al momento giusto nella zona giusta. E poi aggiungo che lui lo guarda il portiere, io mi sono accorto domenica che gli dà un'occhiata e poi mette la palla, se il portiere se l'aspetta bassa la tira alta, come ha fatto domenica, oppure se l'aspetta un tiro potente tira invece il raso terra basso nell'angolo. Insomma, questo effettivamente per fare gol è capace. Ora, i numeri ce li ha. Che aggiunga un altro assist. È giovane ancora, deve crescere. Ancora è modesto, ecco. Deve crescere. Va bene. Senti, non solo lui. Stefano, ma perché secondo te il Lecce parte male, piglia una sberla e comincia a giocare solo dopo aver preso la sberla? Guarda, questa è una storia vecchia che ha avuto inizio in Serie C.
poi ecco, è proseguita in Serie B, si è confermata in Serie A e adesso ce la riportiamo anche in questo campo. È un retaggio, non vorrei che fosse un'eredità che ci ha lasciato Liverani, però insomma c'è da dire pure che io stamattina leggevo su Repubblica, c'è un trend abbastanza importante in Serie A, nel senso che il fattore campo è stato stravolto da questo Covid, l'assenza del pubblico e i punti conquistati dalle squadre in casa sono calati dal 58% al 52%, per cui molte squadre subiscono, specie in casa, e molte squadre vincono fuori casa. Quindi è un trend che coinvolge un po' tutte le squadre, dalla Serie A alla Serie B. Il Lecce in particolare soffre questa patologia, nel senso che prende gol nei primi minuti e ha bisogno di prendere uno schiaffone in pieno viso prima di svegliarsi e di mettersi a giocare. Però insomma credo che questo sia determinato dal fattore novità, tanti giocatori nuovi, tante situazioni nuove, ragazzi che vengono da esperienze diversissime tra loro, da paesi diversissimi tra loro, per cui insomma è in via di aggiustamento. È comunque un problema che non coinvolge soltanto la difesa. Sì, la difesa, nel caso specifico, domenica ha sbagliato Lucioni sul primo gol, è stato poi a recuperare e a fare una partita sopra le righe, però coinvolge anche il centrocampo, e il centrocampo sappiamo che è in via di assestamento, perché bisogna cercare quali sono i reali valori di questi ragazzi, la continuità di rendimento, tante situazioni nuove, tipiche di una squadra nuova, costruita da poco, costruita su tanti giovani. Ok, Pierpaolo, Stefano ci ha ricordato il primo gol, ci vuoi riassumere i tre gol? Presto detto, il primo gol, quello della Cremonese, una palla persa dal Lecce in fase di ripartenza. C'era Lucioni che aveva ricevuto il pallone da Gabriel, lo allunga rasoterra per Maier sulla tre quarti, un avversario va in pressing, gli sradica il pallone dei piedi, serve un compagno, rapido triangolo, palla in area di rigore e Gaetano beffa Gabriel, che a quel punto se lo ritrova davanti si butta sperando di poter intercettare il tiro, ma così non è. Quindi dopo un quarto d'ora la Cremonese passa in vantaggio, il Lecce accusa il colpo, non riesce a reagire, tiri in porta non arrivano, salvo poi questa invenzione di Rodriguez, che è sfortunato perché su una punizione dal centrosinistra Henderson, che giocava al posto di Mancoso in qualità di trequartista, lo fa imbucare in area di rigore con un rasoterra preciso. L'attaccante prova a rimettere il pallone in mezzo, ma arriva Castagnetti che con una deviazione manda la palla alle spalle di Carnesecchi, il portiere della Cremonese, che non riesce, non può intervenire per l'1-1. Il Lecce a quel punto trova nuove energie, ci crede, inizia a giocare meglio e così nel secondo tempo arriva il secondo gol su una rapida ripartenza innescata proprio da Rodriguez, che prova un'apertura sul versante opposto per la corrente coda, la difesa in qualche modo smanaccia in piena area di rigore, ma il pallone finisce a Bjorkengren, tiro di prima intenzione teso, forte, deviato sui piedi di chi? Di Rodriguez, che anche lui di prima intenzione manda il pallone in fondo al sacco per il 2-1, che poi è il risultato finale. Quindi questo è un po' il breve film raccontato dei tre gol di questo incontro. Grazie Pierpaolo, ma ditemi una cosa, questa è la domanda a tutti e tre, chi vuole rispondere potete anche rispondere singolarmente tutti e tre. Sul primo gol del Lecce, il gol del pareggio, forse l'azione non era molto regolare, perché il calcio di punizione di cui Pierpaolo ci ha parlato non è stato battuto regolarmente, in quanto la palla non aveva fatto l'intera circonferenza, non aveva percorso. Voi che ne pensate? Non l'ho visto, onestamente. Io ti direi una bugia, non ho visto questo particolare. No, perché onestamente non me ne sono reso proprio conto. Hanno fatto? Tu, Mauro? No, non me ne sono accorto neanche io, però ne ho sentito parlare, sì. Però anche la stampa non ne ha parlato di questa cosa, per cui non ho letto da nessuna parte la situazione. Io ve lo chiedo perché il telecronista di DAZN lo ha evidenziato, con il replay ha fatto proprio vedere che la palla è stata
diciamo appena toccata da, e poi Henderson è continuato. Vabbè, guarda, l'ha visto solo lui. Io non vorrei dire un'eresia, ma in caso di punizione credo che basti anche semplicemente sfiorare il pallone per un compagno, basta che non sono io stesso che l'ho battuto a toccarlo per due volte, quindi poi la palla torna in gioco. Non è il calcio solamente quando la palla viene giocata a centrocampo. Il calcio d'inizio, del esatto. Primo del secondo tempo deve fare il giro 70 centimetri, che è il percorso della circonferenza. La circonferenza del pallone. Certo. Va bene, quindi no, volevo giusto perché chi ha visto da zona. Questo da zona ha detto una cazzata gigante. Bravo. Ma infatti aumentano le lamentele sul livello delle telecronache molto basso. No, ma anche Sky non è da meno, ma tanto che il livello si è abbassato molto. Famiglia. Questo è esatto. Lo scopriremo tra qualche anno. Le partite di Sky io le guardo con l'audio abbassato, per cui no. Sì, è vero. Vabbè. Eccezione fatta per il nostro amico, però. Perché c'è mi sta sfuggendo il nome, chiedo scusa, un vuoto di memoria momentaneo. Abbiamo il nostro caro amico e collega che è commentatore da Zone ed è preparatissimo, con lui è un piacere, spesso viene mandato proprio lui a commentare le partite del Lecce quando si gioca alla Via del Mare. Raffaele Pappadà, voglio mandare un saluto, quindi diamo merito a chi sa fare il proprio lavoro, tiriamo le orecchie a chi invece a volte si rende protagonista di qualche commento un po' troppo fazioso, lungi da noi fare di tutta un'erba un fascio. Si parlava del livello medio, è chiaro che il livello è sceso molto negli anni, quello io so che a Salerno, no? La Salernitana ce l'ha a morte con Dazon, l'allenatore della Salernitana ha invitato la moglie a interrompere il contratto con Dazon. Va bene, sono cose che ci stanno, fanno anche piacere. Stefano, ma quanto vale questa vittoria? Vale tantissimo perché scaccia le critiche soprattutto e rilancia il Lecce in classifica. Nella scorsa settimana sui social erano venuti fuori dei commenti assurdi, diciamo, c'è stato anche un attacco personale al presidente fatto in maniera molto, molto sgarbata e molto sguaiata, insomma, e la gente cominciava a rumoreggiare, e questa vittoria ha zittito tutti, ha ridato fiducia all'ambiente, ha ridato l'autostima alla squadra, ai giocatori, a quel ragazzo Rodriguez, allo stesso allenatore Corini, che era stato addirittura messo in dubbio dai soliti commentatori da bar, e quindi ci abbiamo pensato poi che vincere aiuta tantissimo, quindi io mi auguro che ci sia un bis contro il Cosenza e un tris contro il Pescara. La cosa rilancerebbe la squadra sicuramente. Vincere aiuta a vincere, indubbiamente. Mauro, quanto vale per te questa vittoria? Vale moltissimo, perché è l'inizio, cioè noi dobbiamo riprendere la rincorsa, e la rincorsa si può prendere solamente con una vittoria di questo tipo, che dovrebbe favorirci questi due incontri casalinghi, se dovessimo fare il pieno in questi due incontri. A Pescara andiamo in trasferta. No, a Pescara andiamo in trasferta. Hai ragione, scusami, siamo in trasferta. Però abbiamo già fatto i due incontri casalinghi facendo un misero punto. Quindi... Sì, è vero, sì. Mi sono sbagliato. No, io ho dell'opinione che potrebbe essere una buona serie, vedendo le partite che dobbiamo disputare e vedendo l'autostima che tutti quanti credo abbiamo ammirato in questi ragazzi, perché poi l'ho visti più decisi, più sicuri. Ora bisognerà vedere. Io ogni tanto leggo quello che scrive il mio amico Stefano, e lui diceva: ora come si farà per la prossima partita, quando dovranno rientrare? Questo è un compito che spetta l'allenatore. Io sono convinto, come ho detto prima, che fare un mixer tra i giovani e i vecchi è sempre il meglio che si può fare. Ora però sarà sempre l'allenatore a decidere. La partita è veramente un trampolino di lancio per noi, perché noi possiamo veramente
perché io sono dell'opinione che se noi facciamo in fondo dal secondo posto difettiamo soltanto di 4-5 punti, insomma. Esatto, sono 4 punti, sono 4 punti. No, sì, sì, la regia prima ha mandato la classifica. Sì, Pia Paolo, anche per te, dimmi quanto vale secondo te? Io poi vi dirò la mia. 3 punti. Vale 3 punti. A parte le battute, è una vittoria che serviva proprio per quello che ha ricordato Stefano, perché è venuta dopo una settimana di polemiche che non fanno mai bene all'ambiente, che possono compromettere quello che un cammino ancora tutto da scrivere da parte della formazione giallorossa. Quindi ben venga vincere, perché lo ripetiamo, vincere aiuta a vincere, aiuta a fare il lavoro settimanale con più gioia, con più voglia, con meno problemi per la mente, e soprattutto ridà morale a quei giocatori che al momento magari pensavano di essere un po' in disparte dei comprimari, che invece hanno dimostrato di poter recitare un ruolo da prime donne. Perché a me è piaciuto tantissimo Björkengren, fino a qualche settimana fa considerato oggetto misterioso, un acquisto fantomatico di cui probabilmente ci saremmo presto dimenticati. Invece nelle ultime due partite è stato, se non il migliore, tra i migliori in campo. Tra i migliori, conferme, certo. Poi per Hjulman, per Rodriguez, che abbiamo già citato, ma è sì, ma non ti avevo chiesto le pagelle. No, ma perché è importante questo successo, per carità, no. È chiaro, chiaro. Io vi dico la mia. Secondo me questo successo può significare una svolta nel campionato, perché quelli che erano le gerarchie all'interno della rosa sono state, non dico sovvertite, ma sono state un po' mescolate, no? Mi riferisco, esatto, chiaramente a quei due giocatori che erano considerati dei pilastri della squadra, che erano Mancoso e Taxidis. Questa partita ha dimostrato che non sono insostituibili, che si può giocare anche senza Mancoso e Taxidis. Quindi questa vittoria, secondo me, dà a Corini, all'allenatore, la consapevolezza che c'ha delle alternative, e che il mixer che diceva Mauro, no? Questo mix di gioventù, in realtà c'era in campo, perché insieme ai giovani c'era Maggio che ha 39 anni, Pisacane che ne ha 35, e Lucioni che ne ha 34, quindi c'era questo mix di gioventù e di esperienza, chiamiamoli anziani, chiamiamoli esperti. Vabbè? Quindi è chiaro che quando Mancosu e Taxidis manifestano, come è successo, un calo di forma, forse più psichica che fisica, ebbene è giusto dare i turni di riposo, fare recuperare loro le energie e poi rimetterli in discussione quando potranno dare il loro contributo alla causa. Ma il Mancosu visto con l'Ascoli e visto col Brescia era un Mancosu che sinceramente non meritava la maglia da titolare. Questo è un mio pensiero. Sono d'accordo con tutto il bene che posso volere a Marco Mancosu. Sapete che gli voglio bene. Tu hai citato queste due partite, ma le altre volte che ce l'ha fatta vincere quasi tutte. Sì, certo. Allora io certo. ho un principio. Può capitare di sbagliare la partita, però bisogna vedere le condizioni fisiche con cui sbagli la partita. Perché specialmente un mezzo attaccante come Mancosu, quando si proietta in avanti e fa cose magnifiche, allora sembra che sia un fenomeno. Quando per un centimetro la palla non passa per il passaggio decisivo o per prepararsela per il tiro, allora si pensa che è fuori forma, fuori condizione. Non è così. Al pallone, ragazzi, qualche volta si riesce a fare cose magnifiche e poi altre volte non ci si riesce. Ma non è per questo che devi stare fuori. Io sono sempre dell'opinione che probabilmente è stato fuori perché non stava bene, perché io di Mancosu non me ne farei a meno, non ne farei mai a meno, almeno secondo quella che è la mia impressione. E va per bene, questo è andato in questi 3 anni, insomma. No, ma senza nulla togliere a Marco Mancosu, io sto dicendo che un breve periodo di appannamento ci può stare, e quindi è giusto che recuperi le energie. Niente di sconvolgente, il giudizio sul giocatore non cambia assolutamente. Allora, Pierpaolo... Poi aggiungo un'altra cosa, Giovanni. Perché i giocatori come Mancosu
faccio esempio, nella partita in casa che facciamo due gol negli ultimi due o tre minuti e pareggiamo la partita con l'Empoli. Benissimo. Allora, se Mancoso fosse stato sostituito, noi quella partita la perdevamo 2-0. Perché Mancoso che fece due creazioni straordinarie. Allora, voglio dire, il calcio non è mai una regola fissa, non è una scienza. Certo, non è una scienza esatta. Quelli che giocano meglio, è meglio averli. Vabbè, quelli che giocano meglio, ma se il Mancoso era quello che ha giocato col Brescia e con l'Ascoli, è quello che ha giocato peggio. Con l'Ascoli è stato il peggiore in campo, ha avuto 4.5 come media. Ha sbagliato la partita. Ma poi ha sbagliato pure quella dopo. Quindi, vabbè, comunque, nulla toglie a Mancoso. Pierpaolo, allora, le tue pagelle. Beh, ne parlavo poco fa, io ho promosso in toto il blocco difensivo perché questa volta, nonostante il gol subito, però è stato un po' estemporaneo, ha dimostrato solidità e poi Gabriel decisivo nel finale di partita, esatto. Quando su quel tiro di Celar si è fatto trovare pronto per la respinta, sembrava un gol già fatto e ha blindato questi tre punti e questo successo. Quindi tutti promossi in difesa. Ovviamente migliore in campo Rodriguez, molto bene Bjorkengren e Hjulmand, così come Gallo, altra bella conferma dopo lo spezzone che aveva ben disputato nella partita precedente. Chi non mi ha convinto ancora una volta, purtroppo per il Lecce e per lui, è Jan Majer, perché lo sloveno da qualche tempo, ormai dalla scorsa stagione, non si sta ritrovando dopo l'infortunio che subì a Bergamo con l'Atalanta. Non è più tornato quel centrocampista roccioso che aveva ricevuto le attenzioni di club importanti, proprio l'Atalanta si era interessata a lui l'anno scorso, e quest'anno è l'ombra di se stesso in pratica. Non sta riuscendo a ingranare la marcia, giocando tanto centrosinistra quanto centrodestra, non è brillante come quel giocatore che avevamo ammirato due anni fa e a sprazzi l'anno scorso in Serie A. Quindi queste in breve sintesi le pagelle. Ok, ho visto, Pierpaolo, che hai dato insufficienza anche a Coda. Io volevo parlare con Mauro. Con Mauro, visto che lui, insomma, di gol ne ha fatti tanti. Mauro, ma perché Coda è così discontinuo? Per me il 5.5 che ha dato Pierpaolo è più che meritato. Ma mi dici, Mauro, perché un attaccante come Coda può avere questa discontinuità? È un problema. Capita anche a giocatori straordinari, per 4-5 partite non trovano la porta. Cioè, Coda nella partita precedente a questa ha avuto due palle gol clamorose. E in condizioni normali. Hai il tempo per chiedere al portiere dove vuoi che te la tiro, a destra, a sinistra. Quella con l'Ascoli, forse dicevi. Con l'Ascoli. Quindi la penultima partita. Ha avuto due palle che le doveva piazzare perché era talmente vicino alla porta che, ripeto, avrebbe potuto chiedere al portiere, poi che te faccio con lì, qui, che io sto scherzando, ma è la verità, specialmente per l'abilità di Coda. Invece adesso anche il fatto che lui provi più a fare, diciamo, gli assist ai compagni piuttosto che cercare una sua soluzione personale mi fa pensare che non abbia molta fiducia nelle sue condizioni. E allora, se in questo caso, se lui non si sente in condizioni fisiche giuste, allora è il caso che lui sia onesto con se stesso e chieda all'allenatore di dargli quella settimana di riposo che forse lo potrebbe rimettere in condizione. Perché devo dire la verità, l'ho visto poco incisivo, ma poco incisivo sul piano della intuizione, più piano, diciamo, del lavoro mentale, perché poi coi piedi la palla la serve bene, si muove bene anche sulle fasce laterali, crea gli spazi. Il problema è che da due domeniche effettivamente non è più lui. Poi, ripeto, nelle situazioni di finalizzare le palle, insomma. Però questo, cioè, sì, è solo quello, perché di livello, col
col Pordenone aveva fatto un gol meraviglioso, no? Hai capito, sì. Destreggiandosi in mezzo a tre nell'area avversaria. Poi dopo Pordenone ci sono state tre prestazioni con gravi insufficienze. Pierpaolo, io vorrei tornare sulle tue pagelle, perché non si può fare a meno di notare il 4,5 a Corini. Ce lo spieghi? In questa partita? Sì, in questa partita. No, nella scorsa, quella l'ultima in casa. Io ho visto sulla grafica, ho letto 4,5, ma comunque cambia poco il numero. No, assolutamente. Corini nella precedente aveva avuto da parte mia quel voto perché non era stato un Lecce che aveva avuto nessuna forma di reazione a quelle che erano le dinamiche di un incontro nato male e chiuso peggio. Quindi l'allenatore in quel caso neanche con i cambi era riuscito a raddrizzare la barca. Invece in questo caso ha avuto il coraggio, anche obbligato per certe assenze forzate, di mandare in campo un Lecce più giovane, con tanti giovani in campo. La gioventù. Sì, un voto positivo anche per l'allenatore. Benissimo. Perché in questa situazione se ne cava. Quindi c'era un errore nella grafica che la risiamo mettendo in onda, perché c'era scritto 4,5, allora mi... No, però ecco, un dato di fatto però resta, Stefano, mi rivolgo a te, questa mania che hanno gli allenatori quando vincono di barricarsi. Corini l'ha fatto col Brescia, si vinceva 2-1 fuori coda dentro Pisacane, e anche a Cremona fuori Henderson e dentro Pisacane per difendersi a 5, cioè è un chiaro messaggio all'avversario: venite che noi ci stiamo chiudendo. Sì, e infatti a Cremona si è rischiato di prendere il gol proprio nei minuti finali, e ringraziamo San Gabriel se come sempre se abbiamo portato a casa i tre punti. Sì, c'è questa nota un po' negativa, possiamo dire, però insomma lui sa meglio i giocatori con cui ha a che fare, li vede ogni giorno, li allena, e questa tattica un po' difensivistica onestamente l'avevamo già vista con Liverani, e abbiamo visto che non pagava perché beccavamo sempre Lecce, beccava sempre gol ogni volta che lui faceva le sostituzioni, no? Sciagurate sostituzioni. Con Corini va un po' meglio, onestamente sta andando un po' meglio, e speriamo un po' che questo trend cambi, onestamente. Sì, anche perché, non so voi se ci fate caso, ogni tanto quando si vedono le partite in TV, no, si vede l'allenatore della squadra che vince, che spinge la propria squadra a salire, ad alzare il più possibile il baricentro, mentre queste sostituzioni si cerca l'effetto contrario. Quindi c'è ma è anche un effetto psicologico da parte dei giocatori, no? Che stanno vincendo e magari non spingono più con la stessa veemenza con la quale spingevano prima, allora l'allenatore si vede costretto a togliere magari un attaccante e mettere un difensore per assecondare questa mentalità sbagliata, sicuramente, però insomma dipende innanzitutto da quello che fanno i giocatori in campo e poi dalle scelte tecniche della panchina. Dalle scelte tecniche. Però io resto dell'idea che senza quella sostituzione col Brescia forse la partita la si portava a casa, senza quella sostituzione coda Pisacane, quello schiacciamento negli ultimi minuti che... Questa è una mia opinione, poi nel calcio le controprove. Non avremo mai la riprova. Non avremo mai la controprova, certo. Di sicuro, Paolo. Non dovendo marcare più coda, era andato in attacco anche lui. Quindi esatto. L'avversario in più. Mauro, nella partita di Cremona, io ho avuto l'impressione che il Lecce avrebbe potuto sfruttare meglio delle ripartenze. L'hai avuta anche tu questa impressione? Perché secondo me certe eravamo a volte anche in superiorità numerica, ma non le abbiamo sfruttate. Solo una mia impressione o tu me la confermi? No, non è una tua impressione. Il fatto è che una squadra nuova, trovare i tempi precisi, diciamo, delle ripartenze non è una cosa facile. Infatti. Nel senso che tu conquisti la palla, poi... siccome hai più possibilità di giocare la palla sulla destra o a sinistra, eccetera, quando non ti conosci bene sei sempre in imbarazzo a chi dare la palla, quindi già si perdono all'inizio quei decimi, che poi, perché
la ripartenza deve partire bene sulla prima palla, perché partita bene sulla prima palla poi si aprono gli spazi e allora c'è la possibilità per il giocatore in possesso palla di vedere chi servire, no? Ma quando la prima palla non parte immediatamente, allora, ripeto, tutto il canovaccio della ripartenza si perde in spazi non conquistati. No, io ne ricordo una clamorosa con Rodriguez che si aspettava il passaggio, ma il passaggio è tardato ed è finito in fuorigioco. E lì eravamo in chiara superiorità numerica e lì si poteva andare a chiudere la partita. Però è un peccato non sfruttare queste occasioni. Questa è anche la dimostrazione che chi gioca un po' meglio ha più probabilità di dare la palla precisa, dare il passaggio al momento. Certo. Però detto questo, la puoi indovinare. Però se io la gioco a Sepischi o la gioca Mancosu, io so che Mancosu le 5 volte, 2 volte indovina la palla difficile e Sepischi le 5 volte mai. Stefano, tu dicevi a proposito? No, dicevo che le ripartenze bisogna anche studiarle in allenamento, prepararle, collaudarle, riproporle, no? Non è una cosa che fai così in maniera estemporanea, no? Devi trovare i giocatori giusti che le sappiano fare, come diceva giustamente Mauro, trovare il giocatore che gioca bene la prima palla e poi trovare gli altri che riescono a finalizzare l'azione, per cui non è una cosa improvvisata, quindi è una cosa da studiare. Se Corini la studia o non la studia, insomma, è da vedere. Chiaramente c'è un po' di lentezza nelle ripartenze, questo sì, purtroppo, però fatta bene sarebbe un'arma in più, insomma. Bene, io devo salutare ovviamente un altro Stefano che si chiama Tricarico di cognome e che anche questa sera ci saluta dalla Repubblica Dominicana. Noi ricambiamo con affetto i suoi saluti. Allora, mi sta chiamando Gavino, forse riusciamo a organizzare un collegamento con Gavino. Pronto? Io non so se la regia si sente. Voi sentite quella voce di Gavino? No. Non sentiamo la voce di Gavino. Gavino, purtroppo non ti sentiamo. Vediamo così. Parla, Gavino. Aspetta, Gavi. Voi lo sentite, Gavino? Sì, in lontananza. Sì. Ok, Gavino, grida più che puoi. Allora, io ho meditato davvero molto, prima di telefonare, e ho guardato questa prima parte della trasmissione, e sono arrivato ad una conclusione, e cioè che sarebbe un delitto scomporre questa squadra di questa sera. Cioè la squadra nostra, noi quattro? No, è un delitto scomporla. Quindi non ci vengo più. Ah. No, Gavino, vieni perché ci manchi, dai, torna. Ti mettiamo nel mezzo. No, avrei due vantaggi, se non ci vengo più, anzi tre vantaggi. Il primo è che non vedo Mauro Pagani da vicino. Questa è una soddisfazione reciproca. E che merito di vedere da vicino anche Stefano Meo, perché come lo vedo penso alle cose. Ai piatti sicuramente le cose. Però vedendo lì il vantaggio di vedere Pierpaolo Sergio. E ho questo bel piacere, me lo posso anche riservare via audio, cioè anche via video, perché vi vedo sempre. Comunque siete bravi davvero. Io sto andando alla Repubblica Dominicana perché ho un appuntamento con un signore che voi conoscete. Benissimo. Stiamo andando tutti e tre da lui a trovarlo. Uno perché fa compagnia a me e uno da presentarla a lui. Va. A lui presenteremo Jennifer. E io vado, la sapete, no? Va bene. Con la mia fidanzata, con...
quella che vive in Francia, ma è umbra laziale. Sì, abbiamo capito, quella che vive in Francia, ma è umbra, un po' laziale. Si chiama Monica, no? Se non sbaglio. Monica si chiama. Monica. Fatemi salutare affettuosamente sulle guance Paolo Pantani, un uomo bellissimo. Così oggi mi ha detto una ragazza mentre passavo davanti all'Istituto dei Cedri. Va bene. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Gavino. Ciao Gavino. Ciao Gavino. Grazie. Buona serata a te, ciao e grazie. Mo parliamo di Serie A, aspetta, non mi bruciare la scaletta perché abbiamo la Serie A, la Champions League, abbiamo ancora, ne abbiamo carne a cuocere. Ciao Gavi, buona serata. Allora, ringraziamo Gavino per questo suo simpatico intervento e io stavo per fare una domanda a tutti e tre, chi mi vuole rispondere? Date le ultime prestazioni, secondo voi Rodriguez merita una maglia da titolare, merita di essere confermato nell'undici titolare? Per me sì. Stando alle ultime prestazioni sì, lo merita. Però, come ha detto Corini, giustamente è un ragazzo che deve ancora crescere e soprattutto deve rinforzarsi, perché nei contrasti è un po' leggerino, nel senso, sì, è veloce, vede la porta, vede il gol, fiuta il gol, però è un ragazzo che deve ancora crescere e maturare e c'è il rischio che si bruci. Quindi Corini lo sta dosando bene, su questo non ci piove e credo che saprà lui come utilizzarlo al meglio. Pierpaolo? Sono d'accordo, in questo momento ha bisogno il Lecce di lui e lui ha bisogno del Lecce, di giocare, di mettere minuti nelle gambe. Ricordiamo che questo ragazzo è arrivato dopo un infortunio, dopo aver avuto il Covid, ha giocato, si è infortunato, ha recuperato dall'infortunio, è rientrato e si è fatto di nuovo male. Quindi è un giocatore che sta cercando la migliore forma e questo si ottiene soltanto giocando il più possibile, e se i suoi compagni continueranno a cercarlo, a servirlo, così come stanno facendo in questi spezzoni in cui è stato impegnato, eccezione fatta per Cremona, prima partita da titolare per lui, io credo che sia un'arma da sfruttare, soprattutto in questo momento in cui Coda è appannato e Stepišić sta confermando di avere qualche difficoltà, soprattutto quando si tratta di giocare più lontano dall'area di rigore. Mauro, tu che dici? Questo ragazzo lo vedresti titolare? No, questo ragazzo è stata la prima partita a Cremona che è entrato dal primo minuto. Esatto. Devo dire che è stato anche il primo a uscire dopo 10 minuti del secondo tempo. Che significa questo? Significa che non hai minuti nelle gambe, esatto. Non hai fatto una partita intera. Però ha fatto notare sia che quando gli altri sono stanchi nelle partite precedenti, sia questa volta con gli avversari freschi, che lui, stanchi o freschi, se c'è una palla da mettere dentro, la mette dentro. Ora, questo ragazzo, ripeto, deve costruirsi e Corini sarà in grado di farlo migliorare, di farlo tonificare. Insomma, è un ragazzo fragile, gracilino, bravo. Furbo, non ha una muscolatura, diciamo, adeguata. La Serie B è un campionato difficile, è un campionato duro. Però questo è uno furbo e quelli furbi vanno fatti giocare. Che lo metti subito e lo togli o lo metti dopo, insomma, tanto loro ti risolvono la partita sempre se capita la palla. Ecco perché io sono dell'opinione che questa volta, diciamo, Pantaleo ci ha portato un bel pezzettino. Ci ha visto bene ancora una volta. Un pezzettino che... Perché devo dire la verità, io l'ho visto tirare in porta 5-6 volte, di queste 5 volte ha fatto 4 gol. Sì, rispetto al minutaggio, c'ha una rispetto media al minutaggio una media importante, esatto. Molto alta. Dunque, sempre domanda per tutti e tre: dal primo minuto abbiamo visto anche Gallo sulla fascia al posto di Zuta. Il vostro parere vorrei su questa. Allora, io credo che Gallo fregherà il posto a Zuta. Ottimo. Spero di non sbagliarmi, ma
Me lo auguro per il ragazzo e soprattutto per la squadra. Pierpaolo? A me Gallo piace molto, l'ho detto già prima, l'ho visto nello spezzone che gli era stato concesso la settimana scorsa, era entrato in campo, aveva cercato di dare tutto. Si sta dimostrando molto positivo per quanto riguarda il gioco offensivo. Lo voglio vedere impegnato anche in fase di marcatura perché ancora lì va valutato. Però come propulsione sicuramente si fa preferire a Zuta e in questo momento anche il Macedone ha bisogno secondo me di rifiatare un po'. Sta tirando la carretta, non ha mai smesso, viene dalla Svezia dove quando il campionato d'Italia era fermo lì si è giocato, quindi non ha smesso per un attimo di giocare e ha bisogno di riposare anche lui. Di riposare. Sì. Mauro, io so che a te Zuta non piace, quindi forse la domanda che non piace. Zuta non l'ho ancora visto giocare per quello che io pensavo giocasse, cioè ognuno di noi quando vede un giocatore ne vede le qualità anche fisiche, che Zuta è rapido, Zuta guida bene la palla, il fatto è che se fa i cross o tira troppo piano o tira troppo forte, quando cerca il dribbling e vuole passare sopra l'uomo, quando c'è un uomo davanti lo devi scansare o passi a destra o passi a sinistra, non lo puoi arrotare, come si dice noi quando sei in mare. Il problema di Gallo mi sembra un ragazzo molto preparato per l'età giovane che ha, però anche lui deve crescere, ragazzi. Non crediamo di aver trovato l'America. Questo è un ragazzino che ha 19-20 anni, non so quante ne ha più o meno. Sì, sì, sì. E allora... Però sulla fascia sinistra mi è sembrato che facesse cose buone. Speriamo, lo vorrei rivedere con avversari magari più qualificati, perché la zona difensiva, come dice Pierpaolo, non l'abbiamo assolutamente vista. Anzi, nell'unica occasione che verso la fine che hanno cercato di fare il gol gli altri, l'azione proseguiva proprio dalla nostra destra, diciamo dalla destra loro e dalla nostra sinistra. Il che mi fa pensare, insomma, che anche lui in fase difensiva non sia un granché. Bene, e abbiamo visto anche per la prima volta Yalcin. Che mi dite di Yalcin? Beh, due minuti non sono sufficienti a giudicarlo. Io ho letto stamattina un articolo su un quotidiano locale nel quale si esaltava la prestazione di Yalcin, si è inserito a pieno titolo, insomma... È entrato al 45esimo, è uscito a fine partita, voglio dire, quanti palloni ha toccato Yalcin per dire che si è inserito a pieno titolo, insomma, diciamo le cose come stanno, ha preso confidenza con la squadra e col terreno di gioco e con l'ambiente, però insomma, da qui è ingiudicabile in questo momento. Ha guidato la palla per 30 metri. No, io mi chiedevo di Yalcin perché adesso il comparto d'attacco del Lecce, insomma, c'ha Coda, c'ha Stempinski, c'ha Rodriguez, c'ha Pettinari. Pettinari. E c'ha Pettinari che sembra essere un giocatore fuori rosa e invece Corini lo ha tirato fuori dal cilindro. Certo. Perché? Perché è uno che cambia, secondo voi. Perché è un tesserato. Perché è un tesserato del Lecce e sarebbe da stupidi mandarlo in tribuna, no? Può contribuire alla causa, è un giocatore, anche se a giugno poi toglierà il disturbo, però insomma intanto lo tieni lì, lo fai giocare, fai rifiatare i suoi compagni di reparto e può dire la sua a pieno titolo. Quindi lui, insomma, nel sostituire un giocatore, no, scusa Mauro, poi mi rispondi. Nel sostituire un giocatore d'attacco ha fatto entrare Pettinari e non Stempinski, magari che era stato titolare fino alla domenica prima. Sì, ma Stempinski non è che ha fatto granché. Per caratteristiche tecniche serviva un Pettinari piuttosto che Stempinski, come abbiamo detto, è un giocatore più statico e meno portato alla ripartenza. Un giocatore che preferisce essere servito in area di rigore, in quel momento il Lecce invece doveva giocare di rimessa, sfruttare lo sbilanciamento della Cremonese alla ricerca del pareggio e quindi per caratteristiche tecniche ha fatto bene Corini a mandare in campo Pettinari, che poi anche lui due palle buone per segnare le ha avute, è stato anche egoista. Sì, 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 certo. Sul destro. Calci. Certo. Sì. Va bene, allora io
vorrei sorvolare sull'ultima giornata di Serie A, perché adesso se parliamo di rigori, non rigori, così non ce ne usciamo più. Quindi vi prego, saltiamo la partita di la giornata di Serie A. Ricordiamo che c'è una nuova capolista che è l'Inter, però una domanda ve la devo fare: vi aspettavate la sconfitta del Milan contemporanea con quella della Juve? Cioè queste due squadre che perdono tutte e due insieme, ve lo aspettavate? Onestamente no, Milan no, Milan no. No, è che quando cominciano ad esserci poi le coppe durante la settimana assistiamo pure a qualche risultato un po' a sorpresa, perché evidentemente servono energie sia fisiche che mentali per affrontare il doppio impegno e non sempre si riesce ad essere al 100%. Io credo che il Milan abbia un po' sottovalutato lo Spezia, che ha giocato a detta di tutti gli osservatori un ottimo calcio, un'ottima partita, e ha annichilito i rossoneri, perché veramente hanno meritato i 3 punti liguri, e complimenti anche a Mauro Meluso per questi risultati che sta ottenendo in una realtà piccola quale quella spezzina, che si sta misurando nel calcio che conta dopo una vita, nel vero senso della parola. No, tra l'altro lo Spezia ha corroborato dall'ingresso della nuova proprietà americana, no? Sono arrivati, esatto, i nuovi proprietari, sono arrivati i dollari. Sono arrivati i dollari, quindi ha avuto uno scatto, comunque ha disputato una partita, a detta degli osservatori, perfetta, e non è facile avere ragione del Milan in questo momento, con un punteggio così perentorio come il 2-0. Quindi... Allora, lo Spezia gioca veramente un bel calcio. Quando l'anno scorso il Sassuolo fece quei 7-8 risultati consecutivi, tutti dicemmo che era merito dell'allenatore. Io vorrei dire che questo italiano, che poi è italiano di nome e di fatto, sì, sì, ragazzi, sta preparando una squadra in maniera perfetta. Questi ragazzi, ognuno ha il compito suo e lo fanno bene. Aggiungo che gli manca il centravanti titolare, quel Nzola, mi sembra si chiami un nome così. Sì, è una belva, è un altro, non dico che sia Lukaku, ma tra tutte e due il fratello minore, dai. Diciamo che sono tutte e due molto robusti sul piano fisico e sul piano della partecipazione al gioco corale. Certo. Ma devo dire la verità, guarda, io, a me lo Spezia è piaciuto molto, però devo anche aggiungere che il Milan sta pagando un pochino troppo le conseguenze di questo Covid, che ha senza dubbio deteriorato molti dei suoi giocatori. Vabbè, ma il Covid ce l'hanno tutte le squadre, Mauro, non lo è so che con il Milan c'è il Covid. Di più, il Milan ha avuto i bei Secondo me il problema del Milan è che attualmente è distratto dai rinnovi contrattuali dei vari Ibrahimovic, eccetera. Sì, cioè, casa Milan si parla più di rinnovi di contratto che non di tattiche, di strategie e di calcio. Questo secondo me nuoce gravemente al rendimento sul terreno di gioco. Sì, comunque sì, io vorrei, non è più quello di prima, ecco, perché prima Milan era una squadra che lottava per 90 minuti e ti aggrediva in tutti i settori del campo. Adesso abbiamo visto uno Spezia che lottava per 90 minuti e aggrediva in ogni zona del campo. Cioè, voglio dire, chiudiamo la Serie A, se no qua Dice, si rivolta la mula al medico. Torniamo a Lecce, torniamo a parlare di Lecce, e parliamo di Lecce pensando alla prossima partita col Cosenza, domenica sera alle 21. Allora, alla luce di quello che abbiamo visto, secondo voi si conferma la linea giovane, al netto degli infortunati chiaramente, oppure Corini rimescolerà le carte? Secondo voi? Tutti e tre. Corini ha un grosso vantaggio, ha una squadra che ha vinto, quindi è gasata dal punto di vista mentale, e ha dei giocatori che hanno riposato, come Mancosu, Taxidis, Stepinischi, Zuta, eccetera, quindi può sicuramente mettere in campo la migliore formazione possibile, magari alternando i giocatori nel corso della partita. Se la può giocare al 200% contro un avversario modesto, diciamolo, che fino ad oggi ha vinto soltanto 3 partite,
13 le ha pareggiate, sì, e 6 le ha perse, quindi insomma giochiamo in casa, speriamo di mettere in saccoccia a 3 punti, insomma, se l'abbiamo, non li vinciamo, detto se non li... anche con Pisa e con Ascoli giochiamo in ma casa oggi, contro... ma ci sono le condizioni proprio più favorevoli possibili in questo momento, sì, quindi lo so ce l'auguriamo. Va bene. Voi siete d'accordo, no? Pierpaolo, Mauro? Sono d'accordo anche perché appunto il tecnico come mai è riuscito a concedere 2 giorni di riposo a questo gruppo, quindi lo ricordavo prima, domani pomeriggio ci sarà la ripresa, hanno avuto i ragazzi, i giocatori, queste ore di riposo in più e quindi possibilità di recuperare qualche elemento che aveva bisogno di tirare un po' il fiato. E come ricordava Stefano, ci sarà probabilmente l'imbarazzo della scelta, se è vero come è vero che Mancosu e Taxidis potrebbero essere recuperati. Vedremo anche per quanto riguarda Paganini, che era un altro guardia dei senatori, della squadra dei senatori, indisponibile, quindi ci sarà sicuramente possibilità di scegliere e di aiutare questo gruppo a raggiungere quella omogeneità, quel percorso di crescita tanto ricordato in ogni conferenza, in ogni intervista che il Lecce sta affrontando in questa stagione. Quindi questa partita sicuramente potrebbe permettere a Corini di scegliere con tranquillità quale 11 schierare. Perfetto. Allora io... Non potranno fare a meno dei 3 che hai detto. Tu hai parlato di Taxidis, di Mancosu, e hai parlato anche di Paganini. E questi 3, voi vedete che quando giocano domenica o venerdì, quando si gioca? Domenica sera, ore 21. Si gioca domenica alle 21. Allora questi 3 ci saranno, perché Corini mica è fesso. L'ha fatti riposare, ora sono più freschi. E poi non ci dimentichiamo che con questi 3 presenti noi abbiamo avuto una parte del campionato tra la prima e la terza parte, cioè la seconda parte del campionato, che veramente avevamo trovato una bella squadra, avevamo infilato dei risultati utili consecutivi, insomma, e questi 3, parlo anche di Paganini, erano una forza. Vai. Vabbè, bisogna vedere gli infortunati e non sappiamo se sono in condizioni, sempre questo. Va bene, Mauro, io vorrei rimanere su di te, perché domani riprendono le coppe europee e mercoledì c'è Porto Juventus. Io so che tu la segui molto, la Juventus, quindi vorrei sapere, secondo te, la Juventus che tu stai vedendo come livello di gioco è in grado di superare questo turno di Champions League? Beh, io credo che quest'anno la Juventus è l'unica possibilità che ha di tornare a essere apprezzata, è quella che va avanti in Champions, perché se non va avanti in Champions con il campionato sinistrato che sta avendo, io ho parlato di un Pirlo tarlato, perché la verità, la Juventus sembra una squadra che abbia degli spifferi da tutte le parti, ha un centrocampo inguardabile, lo continua a far giocare Rabiot, non si capisce perché, cioè, sembra lo quasi... lo sapevo. No, ma non devi dire lo sapevo. Lo sapevo che andavi su Rabiot, lo sapevo. Allora, ti sta proprio sullo stomaco, Rabiot. Ora ti dico una cosa. Dai, velocemente, perché siamo in chiusura e dobbiamo fare la schedina. Allora, in 15 metri, io ho 80 anni finiti, in 15 metri, se io faccio una corsa con Rabiot, ne prendo 5. Hai capito? Vabbè, ma allora, vabbè, secondo voi può giocare un giocatore che arriva dopo molti anni? Ecco. Va bene. Solo il tarlato. Però non hai risposto alla domanda. Io ti avevo chiesto, la Juve ce la fa a superare il turno o no? Tu hai detto mille cose, ma non hai risposto. Ce la potrebbe fare se c'era un campo adeguato. No. Anche perché, secondo me... Se c'era un centrocampo con giocatori dimezzati, no, secondo me si può anche essere eliminato. No, io dico, la Juve è l'unica squadra che secondo me può superare questo turno, perché ahimè l'Atalanta ha pescato il Bayern Monaco e la Lazio ha pescato il Bayern Monaco e l'Atalanta il Real Madrid, quindi... Ma l'Atalanta, l'Atalanta potrebbe farcela con Real Madrid, attenzione, non è la squadra di lo qualche so anno che fa, Real Madrid non è quello, ma neanche l'Atalanta è quella, beh, la migliore Atalanta, insomma, dai.
ha vinto al 90esimo a Cagliari, insomma. Vabbè, poi non... l'avversario è uno stimolo enorme, Allora. Ricordo che comunque poi giovedì c'è l'Europa League e c'è Stella Rossa Milan e non sappiamo, vedremo Falco in campo contro il Milan. Magari fa pure il gol, magari con la fortuna, no? Quindi, e poi la Roma giocherà in Portogallo a Braga e il Napoli in Spagna a Granada. Adesso schedina e poi concludiamo. Allora, la schedina del prossimo turno di Serie B, che comincia venerdì alle ore 21, prevede Frosinone-Pescara. Mauro, dimmi tu Frosinone-Pescara. Uno. Vince il Frosinone, vabbè. Il Pescara è una squadra che sembra allo sbando, Stefano, però hanno cambiato allenatore. Sì, ha cambiato di nuovo l'allenatore, il Pescara, adesso c'è Grassadonia. Allora, Stefano, Ascoli Salernitana. Questa è una partita da 1x, secondo me. L'andata vinse la Salernitana di misura 1-0, però l'Ascoli è in ripresa, per cui potrebbe fare anche il colpaccio. Ci credo poco, onestamente, perché la Salernitana ha una caratura tecnica superiore e l'Ascoli è lì ai limiti della zona salvezza, quindi però potrebbe fare il miracolo. 1x. Pierpaolo, il derby Brescia-Cremonese. Sentito? Si è rotto Pierpaolo. Pierpaolo? No, no. Ha toccato qualcosa. Vabbè, e allora? Si è bloccato. No. È fisso, c'è un'immagine fissa. Allora Mauro, rispondi tu, Brescia-Cremonese, dai, il derby lombardo. Io vorrei che vincesse la Cremonese. Tu ci hai giocato con la Cremonese. Allora sono convinto che perde. Allora, Pierpaolo. Pierpaolo, ci senti? Adesso? Sì, ci senti. Riproviamo. Allora, Pierpaolo, una bellissima partita. Cittadella Reggiana. Ho detto bellissima partita, ma in realtà ho detto Cittadella Reggiana, ma ne guardavo. Cittadella Reggiana, ho sentito. Quindi, sì, Cittadella. No, Cittadella in questo momento è lanciatissimo, credo uno. Va bene, sì. Stefano, Venezia Entella. È uno fisso. L'Entella è penultimo, ha vinto solo 4 partite, gioca fuori casa, ha una difesa che ha beccato 37 reti in 22 partite, cioè è una vittima predestinata, secondo me. Ok, Mauro, Vincenza Spal. È una bella partita. Però il Vicenza gioca meglio fuori casa che in casa e la Spalla invece sì, l'opposto è un X, uno 0-0, 1-1, un X pareggio. Pierpaolo, per me la miglior partita della giornata è Chievo-Monza. Dimmi tu, Chievo-Monza. Vediamo se il Monza si scrolla di dosso lo shock di questa sconfitta in terra con il Pisa. Anche il Chievo è reduce dal KO a Brescia, quindi si incontrano due squadre ferite, diciamo X. A noi andrebbe bene. Allora, Mauro, lo chiedo a Mauro perché c'è il Pisa. Pisa-Empoli, derby toscano, tu sei toscano, lo devo chiedere per forza a te. Io sono sempre dell'opinione che se il Pisa perde dopo quella bastonata che mi dette dopo l'ombrellato che presi nel capo, avevo 17 anni. Va bene. Quindi voglio dire, vince l'Empoli. Spero proprio. Va bene, quindi 2 e chiudiamo l'altra partita che si giocherà domenica alle ore 15, che è Regina Pordenone. Stefano, dimmi. Regina Pordenone sono due squadre di centroclassifica, potrebbero accontentarsi di un pareggio, a meno che Pordenone non abbia velleità di promozione, allora interpreterebbe in maniera diversa la gara, però penso un pareggio dovrebbe uscire fuori. Bene, io ricordo che Lecce-Cosenza si gioca domenica sera alle 21. Con questa la schedina è terminata. Chi vuole può telefonare a Salento Television e lasciare il proprio pronostico.
E con questo io vi ringrazio, vi saluto e diamo appuntamento a tutti a lunedì prossimo. Ciao. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Salutiamo anche Gavino, che lunedì abbiamo salutato prima in diretta. Ciao a tutti. Ciao.